Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, bentornati nei nostri confronti sul nostro gruppo Facebook Smart World Family. Avevo chiesto con cosa vorreste veder confrontato HTC 11 e quindi eccoci qua, HTC 11 contro Google Pixel 2 XL. Due smartphone veramente molto molto interessanti, forse due degli, li posso chiamare outsider, che più mi sono piaciuti in questi ultimi mesi. Due smartphone veramente fantastici, più di quello che molti probabilmente riescono a pensare. Due smartphone ovviamente in 18 noni, perché questo è il momento, con design e scelte costruttive, devo dire, particolarmente diverse rispetto al solito. Vi faccio vedere due design, se vogliamo, un po' bizzarri, ma per due motivi molto diversi. Quello del Google Pixel 2 XL è un design realizzato con questa doppia colorazione lucida opaca in metallo verniciato e in vetro, mentre invece sul perdonatemi, sull'HTC 11 Plus abbiamo un retro in vetro, in questo caso bellissimo perché è nella variante translucent, che lascia intravedere alcuni dei componenti interni. Due smartphone, devo dire, grandi ovviamente, perché hanno display importanti. Tasto di accensione e bilanciere del volume entrambi sul lato destro, entrambi hanno il profilo in metallo opaco, anche se quello del Pixel è verniciato, quindi al tocco, diciamocelo, il Pixel sembra un po' un plasticone. È comunque buono, è gradevole da tenere in mano, soprattutto è più leggero, ma certo non ha la qualità costruttiva che riesce a trasmettere invece questo 11 quando lo utilizziamo. Qui abbiamo il secondo microfono, il carrellino per la SIM, che invece è sul lato sinistro del Google Pixel, e sotto abbiamo due connettori Type-C, qui è un altro microfono, lo speaker, e invece sul Pixel speaker e microfoni stanno sulla parte frontale, quindi in sostanza lo vedete, abbiamo, forse lo vedete, lo intravedete, ve lo faccio vedere contro luce, due speaker frontali sul Pixel 2 XL. Sono entrambi due smartphone, come dicevo, importanti come dimensioni: 158,5, 157,9, 74,9, 76,7, 8,5, 7,9 mm, 188 grammi, 175 grammi. Quindi il Pixel 2 è più basso, più sottile, più leggero, ma non più stretto. Infatti, riuscite un po' a notarlo, i bordi sono un pochino più larghi sul Pixel 2 XL. Certo, vero è anche che non è che si sia fatta chissà quale estrema ottimizzazione degli spazi sopra e sotto, lo vedete quando si tratta del display. Ci sono due bande un pochino più grossotte rispetto ad altri smartphone, sia sopra che sotto. Sul Pixel 2 XL quantomeno sono giustificati dagli speaker frontali. Entrambi impermeabili, IP68 e IP67, due batterie abbastanza diverse, 3930 e 3520 mAh, entrambi con ricarica rapida, nessuno dei due con ricarica wireless. Devo dire che la batteria dell'HTC 11 Plus onestamente fa un po' di più rispetto a quella del Pixel 2 XL. Sono due smartphone che con la batteria che hanno, devo dire, comunque abbastanza corposa su entrambi i dispositivi, fanno bene. L'HTC con quei suoi 400 mAh in più fa qualcosina in più, è un poco più del 10% in più, e quel poco più del 10% onestamente lo fa. Display entrambi da 6 pollici, entrambi Quad HD Plus 2880x1440 pixel, sono due display in 18 noni, entrambi hanno il doppio tap per risvegliarli, entrambi hanno l'Always On Display, hanno però due tecnologie diverse per quanto riguarda il display, quindi in sostanza abbiamo qui un Super LCD 6 contro un P-OLED con, allora, intanto sulla luminosità vince il Pixel 2 XL, lo vedete, infatti lo state vedendo con luminosità manuali sostanzialmente identiche, abbiamo in pratica una luminosità più alta sul Pixel 2 XL. I colori sono tarati molto bene su entrambi i dispositivi, se non fosse che il pannello del Pixel 2 XL, lo vedete molto bene nella recensione, quando lo incliniamo diventa più verdognolo, e quello non è tanto una questione di taratura quanto proprio della tipologia di pannello, quindi da questo punto di vista questa è una cosa che il display dell'11 Plus non ha, è un difetto che non ha,
però il difetto che ha in questo caso è la luminosità massima. Il vantaggio forse del Google Pixel 2 XL di avere tutta questa risoluzione è che può essere utilizzato con Google Daydream, quindi quantomeno qualcuno alla base ha pensato a come poterlo sfruttare per la realtà virtuale. Poi diciamocelo, non è che la piattaforma di Google Daydream sia poi sviluppatissima. Fotocamere, allora, due approcci molto interessanti perché entrambi hanno optato per la singola fotocamera, entrambi da 12 megapixel, entrambi con stabilizzazione ottica, qui con un'apertura f1.7, qui con un'apertura f1.8, qui abbiamo però il laser autofocus, entrambi hanno il doppio LED flash della stessa tonalità. Come scattano le foto? Sono due degli smartphone che fanno le foto migliori in assoluto, tra l'altro con due algoritmi molto ben fatti, che sono dell'HDR Plus, poi ognuno gli ha dato il suo nome, ma in sostanza è un HDR molto avanzato che, tra le altre cose, nel Pixel lavora dopo che la foto è stata scattata, in modo da permettervi di scattare subito un'altra foto, mentre invece quella dell'11 Plus ci mette una frazione di secondo in più, ma è molto molto veloce anche quella dell'HTC 11 Plus. Quando andiamo a parlare di qualità fotografica, e questo lo vedete sul sito, siamo quasi alla pari, con un vantaggio sul Pixel nelle condizioni di luce un pochino più scarsa. Quindi devo dire che il mio punto dal punto di vista della fotocamera, va comunque al Pixel 2 XL, e i motivi sono anche la capacità di fare foto con sfocatura anche con una singola fotocamera. Qui si è rinunciato alla seconda fotocamera, ma poi non si è magari aggiunto quella funzione in più che poteva convincere qualcuno, e l'effetto sfocatura del Pixel 2 XL è veramente notevole. In più abbiamo la stabilizzazione elettronica nei video in 4K, veramente notevole. Le foto in movimento, abbiamo anche gli adesivi in realtà aumentata per quello che vale, mentre invece HTC 11 Plus ha intanto la modalità manuale, che purtroppo manca sul Pixel, quindi sicuramente chi di fotografia se ne intende un po' di più e vuole perdere un po' di tempo a scattare le foto e non gli basta semplicemente l'automatico, qui abbiamo tutti i vari comandi manuali che sul Pixel non ci sono, automatici, scusate, no, manuali, mi sono doppiamente confuso, che sul Pixel non ci sono, quindi sicuramente un vantaggio. In più abbiamo l'audio in alta risoluzione nei video, oppure a scelta l'audio direzionale, no, non panorama, ops. Basta che prema qui, non l'audio 3D, non l'audio in alta risoluzione, ma l'audio 3D che ci permette anche di fare lo zoom audio quando facciamo lo zoom nei video, proprio quello, il pinch to zoom. Andate nella recensione, sarà tutto più chiaro. Nel complesso mi sento però di dare il punto al Pixel 2 XL, non perché la fotocamera di HTC 11 sia così peggiore rispetto a quella del Pixel, ma perché nel complesso abbiamo un HDR automatico veramente al momento quasi imbattibile, modalità sfocatura, video stabilizzato anche elettronicamente in 4K, foto in movimento, insomma è un po' l'insieme. Sulla fotocamera frontale invece vince l'HTC 11 Plus con la sua 8 megapixel f2.0 contro la 8 megapixel f2.4. Iniziamo invece a parlare di hardware, e per fare questo intanto approfittiamo del momento per far girare i benchmark su entrambi gli smartphone. Abbiamo intanto la vera differenza, abbiamo hardware molto molto simili, la vera differenza qui sta nel fatto che l'HTC è intanto uno smartphone dual SIM, e tra le altre cose ha 6 giga di RAM invece dei 4 giga di RAM di cui è dotato il Pixel 2 XL. È dotato anche del doppio della memoria interna, 128 giga contro i 64 del Pixel, che oltretutto non ha la memoria espandibile, quindi diciamo che abbiamo detto dual SIM più RAM più memoria interna e memoria espandibile sono delle differenze che sì, in un hardware tutto sommato simile, possono assolutamente fare la differenza.
Ok, il benchmark è terminato, come vedete c'è un po' di disparità, l'avevamo anticipato, c'è più RAM, quindi sicuramente questo va a favore dello smartphone di HTC, che infatti ha battuto sostanzialmente nell'interfaccia, ma anche nel 3D in realtà, e soprattutto nella RAM, infatti probabilmente è la RAM ad aver fatto vincere anche sugli altri punti. Questo era un test, il prossimo test, che è quello che facciamo sempre, è quello del test di velocità di apertura e di capacità di tenere le applicazioni in memoria.
Ok, test è terminato, come vedete c'è stata una bella differenza. Se non vado errato, in qualche confronto passato il Pixel non aveva chiuso tutte le app come ha fatto questa volta, credo perché sia perché abbiamo aggiunto un gioco al test che quindi l'ha reso un pochino più pesante. 6 giga, 4 giga, c'è una differenza. In termini di reattività c'è per esempio il fatto che nell'interfaccia il sistema di DHTC sia un pochino più laggoso, c'è cioè una micro differenza in termini di fluidità, mentre invece l'interfaccia del Pixel è sempre un fulmine. C'è da dire però che quando l'abbiamo messo sotto sforzo con questo test, il Pixel ha dovuto mostrare il fianco e HTC 11 è riuscito invece a tenere tutto in memoria, al contrario del Pixel 2. In termini di software, Android 8.0 aggiornato con le patch di dicembre, Android 8.1 aggiornato con le patch di gennaio. Abbiamo un audio stereo tra virgolette un pochino più vero sul Pixel, comunque molto audio molto buono anche sull'HTC 11, anche se non è il volume più alto di tutti. In termini software abbiamo due software molto 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 simili. Tra le altre cose, non c'è neanche l'esclusività dello squeeze per strizzare lo smartphone per avviare l'assistente vocale, perché è una funzionalità presente anche sul 11 Plus. Qui ho dovuto tenere premuto a lungo perché l'ho impostato io così, perché al singolo squeeze avevo invece impostato l'Edge Launcher. Quindi neanche questa funzionalità, tra virgolette, esclusiva. Che cosa è veramente esclusivo del software? Probabilmente mi viene da pensare... per esempio l'upload illimitato di foto e video in 4K fino al 2021. Dalla sua HTC 11 Plus ha però un assistente qui a sinistra chiamato Blinkfeed, ha HTC Zoe per creare foto e video, anche se quello poi in realtà lo fa un po' in automatico anche Google Photo. Ha la barra scorrevole qua giù in basso che permette di accedere ad alcuni comandi rapidi, ha poi i temi, ha l'Edge Launcher che vi ho fatto intravedere, quindi ci sono delle funzionalità aggiuntive rispetto a Android Stock interessanti. Prezzo di lancio 799-989. Entrambi non scenderanno mai molto di prezzo perché sono venduti rispettivamente solo sul sito HTC, solo sul sito Google, tra l'altro non nella versione translucent, purtroppo soltanto in quella nera uniforme, e in tal senso viene da dire che il confronto viene vinto da HTC 11. Dov'è che il Pixel riesce a tenere la testa alta? Sicuramente in questo caso nel comparto fotografico, che come vi ho detto di poco ma riesce ancora a vincere, negli aggiornamenti software che saranno sicuramente sempre più veloci dell'HTC 11, che comunque dovrebbe avere aggiornamenti abbastanza veloci. HTC 11 Plus dalla sua ha la batteria, ha una fotocamera con la modalità manuale, ha più RAM, è dual SIM, ha più memoria interna, ha la memoria espandibile e ha un paio di funzioni interessanti del software in più. In più costa meno. Quindi, detto questo, il vincitore secondo me è abbastanza palese. Se scegliete comunque di comprare il Pixel, non state facendo tra virgolette la cosa sbagliata, perché l'esperienza d'uso fra i due onestamente è molto simile, lasciando perdere benchmark e test di velocità. Però, ecco, qui risparmiate anche dei soldi. Per questo confronto è tutto, ricordatevi di andare sul nostro sito androidworld.it, dove trovate anche le foto scattate dalle due fotocamere per poterle mettere a confronto. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per androidworld.it.